Nell'ultimo anno ho provato una quantità infinita di scarpe, scrivetemi qua sotto secondo voi quante. Comunque queste sono le mie 10 preferite del 2023. Vi racconterò quali sono le tre cose che mi sono piaciute, quella che invece avrei cambiato della scarpa stessa, ma senza ulteriori indugi ecco la classifica qua sotto i link per l'acquisto. Decimo posto per Altra Torre in 7, una scarpa che è zero drop ma per la quale comunque avrete una buona sensazione di corsa grazie soprattutto alla presenza della mescola in Ego che vi consente di correre davvero in maniera molto morbida, ma la geometria della scarpa vi consente di andare comunque anche a tutte le velocità, non soltanto lentamente. Ho amato poi il fatto che siano cambiati i materiali che rendono questa scarpa super premium, nonostante abbia un prezzo comunque parecchio accessibile, e soprattutto la terza cosa che mi è piaciuta è il fatto che hanno migliorato significativamente la linguetta, che nel passato poteva creare delle irritazioni al collo del piede, invece in questo caso è davvero una scarpa perfetta. Chiaramente come limitazione è legata al fatto che ha un drop zero e quindi dovreste correre in maniera molto efficace, cosa che non è necessariamente possibile e richiederebbe uno sforzo che non tutti potrebbero fare, soprattutto in questo periodo in cui ci sono mille mille cose. In casa Altra poi esiste anche la possibilità di comprarsi la Via Olympus, di cui è uscito un secondo modello e che recensirò nei prossimi giorni. Secondo me la Via Olympus potrebbe essere un'alternativa per chi cercasse una scarpa dall'altezza dal suolo un po' più alta e che comunque vi consente di correre più velocemente. Al nono posto ho inserito una scarpa che uscirà il 1° di dicembre, che però sto testando da più di un mese e mezzo, addirittura prima dell'infortunio. Questa scarpa si chiama Ghost Max ed è del marchio Brooks. Ha tre caratteristiche interessanti. In primo luogo è diminuito il drop, è di 39,5 mm di altezza nel tallone ma solo di drop 6. Utilizza una mescola standard che comunque si chiama DNA Loft 2, che comunque vi consente di correre in maniera molto stabile, e inoltre un battistrada fantastico. Nonostante il peso della scarpa stessa non sia eccessivo, resta comunque sotto i 300 grammi. Nei prossimi giorni farò una recensione completa. Ovviamente la cosa che forse non mi è piaciuta più di tanto è il fatto che non offre una propulsione eccezionale rispetto invece alle mescole più nobili che sono presenti sul mercato, però scarpa che comunque merita di entrare nella classifica e piacerà sicuramente agli aficionados Brooks, ma anche magari a chi volesse una corsa molto stabile e un appoggio sul cuscino. In casa Brooks poi potreste scegliere effettivamente anche le Ghost 15, che forse hanno un utilizzo per un podista amatore alle prime armi migliore, però chiaramente penso che le Max siano quelle che suggerisco perché possono essere utilizzate anche dai podisti amatori più evoluti. All'ottavo posto della classifica ho inserito Mizuno, che con le Wave Rider 27 ha migliorato in maniera Kaizen, ossia incrementale, la scarpa, che già nella versione 26 era molto interessante. In questo caso è migliorata significativamente la stabilità, nonostante la scarpa sia più morbida rispetto al passato, cosa che potrebbe magari creare qualche problema agli aficionados. D'altro lato la scarpa consente una proiezione in avanti, potreste utilizzarla per tutte le gare, anche sotto le 3 ore in maratona, senza avere, questa scarpa ha un cuneo mediale nella parte centrale, un problema che potrebbe derivare dall'aggressività della scarpa stessa. Ho amato anche il fatto che a livello di design è migliorato il logo e tutto quello che gira intorno alla scarpa. Chiaramente una scarpa all around che a ritmi super lenti forse non è così adeguata, e se volete correre nel parco per 3 volte a settimana forse sono meglio altre soluzioni anche in casa Mizuno. In casa Mizuno l'alternativa per chi pesasse qualche chilo di più potrebbe essere le Sky 7, che sono davvero molto più morbide e che quindi vi consentono di correre in maniera piacevole anche nel parco. Al settimo posto ho inserito le Puma Forever Run, che se tecnicamente sono delle scarpe a 4 e che quindi potrebbero essere usate soltanto dai podisti pronatori, in realtà sono scarpe molto stabili che vanno bene davvero tantissimo anche per il podista tra virgolette della domenica, ma anche quello evoluto che volesse correre quando è molto stanco. Non ho ancora fatto la recensione, che sarà nel canale tra qualche giorno. Comunque ho apprezzato il fatto che utilizzi una mescola nobile,
non è così scontato in una scarpa che costa relativamente di meno rispetto alle altre. Ho amato davvero tantissimo il battistrada, che nei cambi di direzione è forse uno dei migliori presenti sul mercato, ed inoltre il fatto che vi consenta di correre a tutte le velocità e a tutti i ritmi, perché è una scarpa con un ritorno energetico molto buono. Sappiate però che forse si scarica leggermente prima rispetto alle altre, perché appunto utilizza una mescola nobile. Poi chiaramente dovreste leggere la letteratura per dire se effettivamente ho ragione, però questa è la mia impressione. In casa Puma poi, per essere ortodosso, esistono pure le Manifly, che vi consentono di avere una corsa con un appoggio un po' più tradizionale. Chiaramente è una soluzione alternativa, però penso che le Forever Run siano più adatte ai podistematori evoluti. Al sesto posto poi suggerisco invece la New Balance 1080 V13, che è migliorata significativamente rispetto ai modelli precedenti, visto che ha una mescola più morbida, il solito Drop 6, raccontato anche nella recensione dei Drop, utilizza una tomaia molto traspirante che potrebbe essere utile forse durante la stagione estiva, non soltanto in inverno. Ho amato il miglioramento importante del battistrada, che vi consente di gestire i cambi di direzione in maniera semplice. Chiaramente è una scarpa che deve essere utilizzata per le corse lente, dove dà sicuramente il meglio di sé, vi farà sentire davvero finalmente sul cuscino. È una scarpa che però a ritmi veloci potrebbe subire una battuta d'arresto ed è sicuramente inferiore ad altre mescole presenti sul mercato. Ho comunque amato questa scarpa perché l'80% delle corse deve essere svolte in maniera molto lenta, e con questa sicuramente vi troverete davvero bene. Al quinto posto invece ho messo in casa On Running la Cloud Monster, che mi è piaciuta tantissimo perché utilizza una mescola Helion che vi consente di correre sia velocemente sia lentamente, con un cuneo mediale nella parte centrale che anch'esso, soprattutto se appoggiate di avampiede o di mesopiede, vi offre una spinta propulsiva abbastanza importante. Ho amato anche la tomaia, che durante la stagione estiva è assolutamente traspirante e vi consente di correre in maniera molto piacevole. Non mi sono piaciuti più di tanto i lacci, e spero infatti che nella versione successiva cambino, perché il sistema di allacciatura è un po' strano e forse dovuto ai 51 anni non riesco ad utilizzarlo al meglio. Chiaramente è una scarpa che prenderà piede nel mercato negli anni prossimi, mi è piaciuta tantissimo, la metto al quinto posto soltanto per il discorso lacci e forse anche perché il battistrada potrebbe avere qualche problema durante la stagione invernale. In casa On esistono poi anche le Cloud Ellipse, che vi consentono di correre a tutte le velocità in maniera ancora più cuscinosa. Mi dovrebbero arrivare oggi, sto aspettando il postino, comunque nei prossimi giorni farò la recensione dettagliata e completa. Al quarto posto invece ho inserito le Oca Clifton 9, che secondo me sono migliorate rispetto all'anno scorso. Anche se non utilizzano una mescola nobile, la mescola vi consente di correre a tutti i ritmi, sia velocemente sia lentamente. È paradossalmente vero che il design potrebbe contare più dei materiali, in questo caso però i materiali Oca sono migliorati in maniera importante. Questa scarpa ha un peso limitato, forse uno dei più limitati rispetto alle altre competitors, ma al tempo stesso vi consente una protezione uguale, se non addirittura superiore, grazie al fatto appunto che questo design a barchetta, copiato da tutti gli altri ma ancora non forse perfezionato completamente, vi consente di correre a tutti i ritmi, a tutte le velocità. Il battistrada, questo è l'unico aspetto secondo me ancora da migliorare, tenderà a rovinarsi più rapidamente rispetto ai competitors, però chiaramente avrete una scarpa che vi consente di correre velocemente con un peso sicuramente inferiore agli altri. In casa Oca poi esiste anche la soluzione Bondi 8, che è adatta a tutti quelli che pesassero qualche chilo in più, ed è comunque una scarpa molto stabile. Probabilmente nei prossimi giorni farò anche di questa una recensione completa. Al terzo posto invece ho messo le ASICS Gel Cumulus 25. Esiste la sorella maggiore, ma queste costano molto meno, sono scontate durante questo periodo di super saldi. Ho apprezzato il fatto che utilizzino questa mescola in Flight Foam Blast Plus, che comunque è abbastanza morbida, reattiva. Ovviamente non è la più reattiva del mercato. Ho amato anche il fatto che abbiano un peso abbastanza limitato, e soprattutto
un design molto buono, una stabilità importante che vi consente di correre a tutti i ritmi e che comunque vi permette di utilizzarla quasi per tutto l'anno, perché forse durante la stagione estiva la tomaia è un po' più, tra virgolette, spessa rispetto a quella dei competitors e la cosa potrebbe creare dei problemi a livello di traspirabilità. Questo mi è stato segnalato da diverse persone, però comunque secondo me la Gel Cumulus 25 rappresenta la miglior scarpa dal miglior rapporto qualità-prezzo. Per chi volesse spendere qualche euro in più e fosse interessato al massimo del massimo, forse la Gel Nimbus 25 è la soluzione ideale, anche se ha una piccola limitazione che durante l'estate potrebbe essere un po' poco traspirante, però una scarpa per tutto l'anno e quindi potrebbe essere una soluzione ideale per chi pesasse più di 80 kg. Ero indeciso quale delle due scarpe mettere al primo posto, al secondo posto comunque ho messo le Nike Vomero 17, che sono finalmente ritornate ad essere la scarpa che serviva a tutti i podisti amatori italiani, chi cercasse una scarpa per corse lente ma che comunque vi consente anche di correre più velocemente. Ho amato il fatto che abbia una presenza copiosa di ZoomX senza invece necessariamente crearvi instabilità grazie al design con la doppia mescola. Ho amato anche la struttura della tomaia, che è molto traspirante, non l'ho usata durante l'estate ma non vedo l'ora che ritorni l'estate per provarne ovviamente un nuovo modello, perché questa finirà abbastanza rapidamente. La cosa che avrei sicuramente migliorato forse è la struttura dei lacci, che sono sicuramente buoni, ma se non allacciate correttamente la scarpa potreste avere qualche problema. Nei giorni scorsi ho fatto una recensione completa che secondo me è la migliore presente sul mio canale, andatela a vedere. Scarpa decisamente vincente per chi amasse il marchio Nike, questa è quella che suggerisco. Per le Nike ci sono tantissime alternative nel catalogo, suggerisco le Invincible Run 3 per tutti i podisti amatori evoluti che non avessero problemi di stabilità. Non l'ho messa in classifica, ho preferito le Vomero perché queste ultime sono sicuramente più stabili. Ma al primo posto, per il secondo anno di fila, ho inserito la Saucony Triumph 21, che è migliorata leggermente rispetto all'anno scorso, forse soltanto nel fit, che andatevi a vedere la recensione anche di Soul Review, vi permette un bloccaggio del piede perfetto. Ho amato il fatto che abbia questa mescola in Power Run Plus che vi consente di correre almeno fino a 1000 km e praticamente a tutte le velocità e per tutte le distanze. Ho apprezzato davvero il battistrada leggerissimo, che però consente di gestire i cambi di direzione anche durante la stagione autunnale e invernale. Mi è piaciuta pure la tomaia, anche se mi è stato detto che si rompe, no, io non l'ho rilevato. Secondo me l'unico aspetto forse negativo della scarpa stessa è che potrebbe essere percepita un po' troppo pesante rispetto magari a una scarpa da 250 grammi, ma io credo che per i lunghi lenti e anche per le corse lente questa potrebbe essere il compagno ideale per tutti i podisti amatori. Chiaramente poi ognuno fa le sue scelte, però la raccomando anche per il 2024. Sappiate però che Saucony introdurrà anche la stessa mescola sulla Ride 17, quindi sarà una battaglia tra giganti. Se comunque dovessi dare un consiglio a chi volesse comprare una scarpa in saldo in questi giorni, suggerirei di scegliere una scarpa del 2023, non quella dell'anno precedente. Ovviamente non sono io a gestire il vostro budget, però probabilmente una scarpa nuova, almeno di concezione, risolve i problemi di quella dei modelli precedenti. Chiaramente la scelta resterà vostra sotto i miei consigli personalizzati. Metto anche sotto tutti i link degli acquisti. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dare da mangiare al coniglio.